questo fa o no? Ma non è che abbiamo mollato, il fatto è che abbiamo provato a credere nei playoff fino a quando ci è stato possibile. Abbiamo avuto delle battute d'arresto che non ci aspettavamo, soprattutto fuori casa, insomma tra Aversa, Ischia, delle partite che dovevamo vincere e che invece non siamo riusciti a vincere, quindi quelle ci hanno un po' impedito di raggiungere questo sogno perché ad un certo punto era diventato complicato, stavamo recuperando. E poi insomma davanti hanno allungato e adesso è diventato impossibile. Mi riferisco proprio a quelle partite, cioè insomma io non so, mi piacerebbe capire se nel preparare quelle partite avevate ancora il pensiero ai playoff o magari già allora eravate. Sì, avevamo ancora il pensiero ai playoff, sicuramente. Il fatto è che abbiamo trovato delle difficoltà ad incontrare queste, tra virgolette, diciamo, piccole squadre, nel senso che, a differenza delle grandi, mettevano il loro gioco sul piano della cattiveria, dell'agonismo, e in questo abbiamo un po' sofferto perché comunque noi siamo una squadra molto tecnica, molto giovane, a cui piace giocare a calcio. E penso che sia questo il motivo per cui ci esprimiamo meglio con tra virgolette, le grandi piuttosto che con le piccole. Senti, come giudichi la tua stagione? Ma la mia stagione, insomma, è un po' così, non benissimo, ecco. Mi sarebbe piaciuto fare molto di più, anche perché so le mie capacità, conosco quello che posso fare e, insomma, sono stato al di sotto di quello che potevo fare, sicuramente. Purtroppo capitano anche queste annate, quest'anno penso che sia anche un'annata un po' così a livello collettivo perché le ambizioni erano altre, però insomma bisogna saper accettare e continuare a lavorare e non mollare perché comunque da un momento all'altro può cambiare tutto. Mai giocare in quello che senti il tuo vero ruolo? Allora, il mio vero ruolo, nel senso, io nasco come mezzala, e poi sono stato utilizzato l'anno scorso come trequartista dietro a una punta. Quest'anno, ultimamente, il mister mi sta facendo fare l'esterno o anche la seconda punta come nell'ultima partita. Io, sinceramente, penso che non sia un problema di ruolo, è più un problema di come viene interpretata la partita, di come gioca il collettivo. Purtroppo è stata un'annata un po' così, però sono convinto che si possa chiudere al meglio, insomma, lavoro per questo. Chiudere al meglio, in che senso? Non Al esiste. meglio, nel senso che ci sono ancora 4 partite, 4 partite sono 4 partite, insomma, sono 12 punti a disposizione. Noi dobbiamo provare a fare il nostro meglio, il più possibile. In primis per i tifosi e poi per noi, perché comunque tutti penso abbiamo un obiettivo tra virgolette personale, perché c'è chi vuole una riconferma qui l'anno prossimo, chi deve trovare squadra, e quindi ognuno deve far bene per se stesso. E ti diceva Russotto prima, no? Lui diceva, ho sofferto tanto quello che è successo a gennaio, con la rivoluzione di gennaio, insomma, con le ambizioni che inevitabilmente sono venute meno. Volevo capire se per te era stata magari la stessa cosa, hai avuto le stesse sensazioni. Beh, sicuramente sì, perché insomma, vedere già da metà novembre persone che invece di pensare alla squadra cercavano altra sistemazione non è proprio l'ideale all'interno di una squadra perché un po' destabilizza. Questo ci ha creato qualche problema perché ovviamente ne risente la squadra, però le cose ormai sono andate in questo modo qui, è normale che soprattutto chi è rimasto ha sofferto di questa cosa perché comunque chi è rimasto tiene a questa maglia e lo ha dimostrato. Quindi sì, ne abbiamo sofferto e ne abbiamo risentito soprattutto a livello di punti. E tu hai avuto mai la cosa di andare via, no? La tentazione, la No, io possibilità? sinceramente non mi è mai capitato fino ad ora di cambiare maglia a gennaio. Sono uno che si ha la convinzione di poter far bene all'interno di una squadra, ho preferito rimanere. Io, nonostante le difficoltà che ci sono state, soprattutto a gennaio, qualche contestazione, qualcosa del genere, io sono sempre stato convinto che questa è una grande piazza e che qui potevo giocarmi le mie carte, a differenza di tante altre dove magari sarebbe stato diverso. E quindi ho preferito rimanere, ho preferito restare e dimostrare che ci tenevo e che il mio impegno c'è sempre stato. Ti chiedo un'ultima cosa, allora. Da fuori si ha la sensazione che la partita che abbia fatto da spartiacque sia stato il derby di Coppa Italia con Cosenza, probabilmente lì è cambiata tutta la stagione del Catanzaro.
la sconfitta, le contestazioni che ne sono seguite. Volevo capire se per voi all'interno è stata la stessa cosa. Ma sicuramente è stato un episodio non bellissimo, nel senso che è stata la partita, sì, che un pochino ci ha fatto male. Ci ha fatto male perché ci ha un attimo separato dal pubblico, ci ha condizionato anche per le partite successive, perché avevamo lo stesso il derby con la Lamezia, quindi. Non so qual è stato il vero motivo di quella situazione lì, però insomma non è stata gestita nel migliore dei modi, secondo me. Per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo parliamo col presidente. Io sono di proprietà della Juventus, sono qui in prestito fino a giugno. Vediamo un po' se il presidente ha piacere. Io sarei contento di rimanere, quindi vediamo. La trasferta di Caserta. La trasferta di Caserta è una partita bella tosta e difficile. Loro hanno bisogno di punti per i playoff, però noi non faremo certo da sparring partner, andiamo lì per fare la nostra partita e per fare bene, come dicevo già in precedenza. Andiamo lì consapevoli che loro sono una grande squadra, soprattutto a livello individuale. Io sinceramente mi ricordo ancora la sconfitta che abbiamo subito in casa da parte loro con il gol su un calcio piazzato, con il palo mio e di Russotto. Quindi mi piacerebbe, insomma, ripagarli con la stessa moneta e andare a vincere in casa loro. Magari mi fai questo piacere. Grazie. Perderemo